Allora, la nostra domenica non può essere una domenica senza Davide al telefono. Buongiorno a tutti, buongiorno, mi siete mancati la scorsa settimana. No, io guarda, sì, non ti credo, come fatti? Come posso credere che ti siamo mancati, che tu eri in mezzo alle cose più buone che il Sud può dare? È vero, è vero. Devo dire che è stata una settimana faticosa. Però aspetta, dovuto... io devo dire che devi un po' raccontare, perché io so un po' tutta la storia. Ci potrebbe essere, penso, poche persone che non hanno idea di quello che è successo in queste ultime settimane. Ce le racconti? E allora, scorsa settimana ad Acireale, 2, 3, 4 di giugno, si è svolta Nivarata, che è una kermesse sulla granita siciliana. E quindi vi lascio immaginare che delizia. Ecco, quindi immagino quello che c'era, il tantissimo affluenza di persone e soprattutto degustazioni che andavano a go-go. Sì, tra l'altro io e Angelo Musolino, presidente dell'APAR, noto pasticcere, un bravissimo collega, siamo stati invitati come ospiti d'onore in giuria per diciamo partecipare al concorso come giurati del gelato Gelateneo Cattabria. E quindi un riconoscimento da parte dei siciliani, dei calabresi, che per la prima volta vanno a giudicare in un concorso siciliano, interamente siciliano. Quindi un grande riconoscimento. E com'è stato il diciamo far parte essere giudicare anziché essere giudicato? E allora, bellissima esperienza. Io già avevo fatto qualche esperienza in giuria, ma devo dire che al meridione siamo più come dire, fisici, siamo più espansivi nelle nostre manifestazioni. Poi qualità del gelato medio alta. No, è un bel contesto, si crea un bel clima di collaborazione, di confronto costruttivo, non quel clima un pochettino diffidente di invidia, no. Quello è il concetto che tu stai espandendo con Progetto Italico, un po' quello è il tuo intento che stai riscoprendo attraverso anche queste esperienze fuori. Esatto, poi il giorno successivo invece abbiamo presentato proprio Italico con tutta la nostra associazione, e devo dire che è stata un'emozione bellissima, perché siamo saliti sul palco a fare questo cooking show dal vivo, quindi abbiamo mantecato il gelato proprio davanti a tutti, e non volendo, non programmato, perché è venuto solamente a salutare, sì, è arrivato ad assistere il papà della gelateria italiana, che si chiama Luca Carvietiel, che è uno dei più grandi maestri, proprio, se non il maestro. Quanti anni ha? È 94 anni, questo vecchietto, che però è lucidissimo, e praticamente ha assistito a tutta la demo. Io ero preso dalla mia discussione, dalla mia argomentazione, e quando ho alzato gli occhi ho visto che aveva mangiato tutto il gelato, ho detto io ok, abbiamo raggiunto il massimo ormai. Penso una di quelle soddisfazioni, Davide, è immensa. No, ma anche il fatto di aver fatto recepire il messaggio che cerchiamo ormai di veicolare, e di aver visto che proprio fa presa, di aver visto che c'è qualcosa di nuovo che si sta muovendo e che tutti lo stanno capendo, è stata una soddisfazione enorme. Poi mi sono avvicinato a questo maestro per ringraziarlo della sua presenza, sì, dell'onore che ci aveva dato, e mi ha detto poche parole ma veramente devastanti per me. Mi ha detto: non perdete l'occasione di incontrarvi e parlare, se non ci sono le occasioni createle, basta. Cioè, è stato telegrafico, ho detto questo era Italico prima di noi, cioè, abbiamo scoperto l'acqua calda, questo già a 94 anni, e questi concetti già li aveva suoi da prima. Sì, la comunicazione, il fatto di essere comunque, di poter interagire tra il posto stesso, tra nord e sud, e soprattutto gli ingredienti che abbiamo, di poter fare in modo proprio che il gelato ci possa unire, no? Certo, il gelato come il cibo, come gli alimenti. C'è un messaggio che va oltre a quello che, ecco, il semplice discorso di gusto, ma il concetto principale è che uniti, quindi con quello che abbiamo, i prodotti della nostra terra, possiamo creare uno sviluppo economico, sociale, che ci potrebbero invidiare gli altri paesi della Comunità Europea.
Certo, al posto di andare a litigare per le solite gelosie, invidie, se noi collaboriamo e ci confrontiamo, utilizzando come filo conduttore le materie prime, i prodotti che abbiamo del territorio che sono eccellenti, non parlo solo di quelli calabresi, no, ma parlo di tutta Italia, tutte le regioni italiane. E allora, se noi facciamo questo, sicuramente siamo vincenti, perché il confronto porta alla crescita, porta a far conoscere anche all'estero, perché soprattutto all'estero che poi ci interessa far questo, i nostri prodotti, e automaticamente quando arrivano in Italia hanno consapevolezza di trovare delle cose di qualità. E quindi ne beneficiamo tutti a cascata, quindi poi il benessere è per tutti, non è per un singolo. Sì, sì, poi insomma ne beneficiamo dal turismo, dal lavoro, dalla crescita e dall'immagine che può cambiare in quella che è la nostra bella Calabria, ma spesso e volentieri bistrattata. Vedi Antonella, il concetto è molto semplice, alla fine già hanno scoperto l'acqua calda questi ragazzi, no, è semplice, ma sono le cose semplici che poi hanno un successo strepitoso alla fine, cioè portiamo avanti questi messaggi positivi, continuiamo su questa strada, vedremo dove arriveremo, settimana il 21, lo accenno, non potrei ma lo faccio lo stesso. Dai, dai, dacci qualche chicca. Non riesco a tenermi neanche la pastina, guarda, credimi. Il 21 allora, giugno, cosa succede? 21 giugno a Sydney, sì? Luigi De Luca, che è uno dei maestri gelatieri messinesi che ormai vive da decenni a Messina, sposato con una signora sarda, e ha una gelateria lì a Sydney di grande successo, e lui lo definiscono il filosofo del gelato, perché è una persona particolare, ha tutta una sua concezione di gelato, preparato in un certo modo e con una certa etica. E allora preparerà Italico versione Australia, utilizzando altri due ingredienti dei territori che sono a lui cari, Sicilia e anche Sardegna, perché ha la moglie sarda per l'appunto, e quindi preparerà questo senza snaturarlo, perché comunque ci saranno i fichi calabresi e al posto della ricotta metterà il mascarpone, perché la ricotta lì è di difficile reperibilità e quindi utilizzerà il mascarpone. Quindi cercare di usare prodotti più freschi possibili. Certo, certo, e farà questo Italico Australia. Sì. E lo darà in degustazione gratis dalle 4 del pomeriggio fino alle 21 della sera, e con un'offerta libera a un'associazione, a un onlus, e quindi bellissima iniziativa per promuovere Italico, una bellissima cosa veramente, sarà bella, una manifestazione strepitosa, e la faranno ai Five Docks al porto proprio di Sydney, dove ci sono tutti i locali, dove c'è la movida, e quindi bellissima soddisfazione. Poi io ho visto adesso che sta nascendo uno spot pubblicitario. Sì. Io ti seguo, sai, vabbè, insomma, è normale per me quasi un po' seguirti, ma mi piacerebbe che tu ci raccontassi, insomma, della tua voce, quelli che sono questo progetto, ecco, pure questo spot di Italico, no? Sì, allora con Benvenuto Marra di, lo posso dire, certo, Radio Flutica, sì, saluto, che, che ci siamo sentiti grande prima, amico. Assolutamente, un caro amico e collega. Ieri scherzando con Pasquale Capri, che è anche un noto personaggio, sì, reggino, che conosciamo, ci diverte e allieta le nostre giornate con i suoi sketch comici. E allora avevamo pensato di fare uno sketch della istituzionale, come direbbe lui, con il nostro sindaco a dire Italico l'ho inventato io. Beh, siete unici, guarda, da questo punto di vista è... E poi abbiamo pensato, siccome Italico farà delle tappe, come ti ho raccontato precedentemente, sì, in tutta Europa, abbiamo pensato di portare Pasquale Capri come testimonial e far divertire le comunità calabresi e meridionali che si trovano in questi posti, perché ci sono sempre, e quindi creare questo discorso, questo mini tour. Quindi anche questa è un'altra bella idea. Come vedi, dai rapporti, dal confronto nascono le idee, nascono le situazioni. Sì, bevendo e capace un semplice caffè nascono le cose migliori, che mentre dici ma che facciamo, cosa organizziamo, da un'idea partire all'altra.
Il problema è quello, Antonella, se noi ci chiudiamo dentro i laboratori, tu rimani lì dentro la radio e non usciamo, non comunichiamo, non ci confrontiamo, rimarremo sempre lì. Rimaniamo fine a se stessi. Quindi noi vogliamo, io vorrei ancora ricordare, insomma, Davide De Stefano, proprietario della storica, famosissima gelateria Cesare, e poi ricordo Pastry, che lì è veramente un bijou, io lo consiglio, perché trovate, appena entrate, solo gli occhi, già in quel momento siete in un altro pianeta, che è molto curato il locale, oltre la bontà di quello che trovate, dai dolci, gelato, ma anche centrifugati e quant'altro. E io voglio anche ancora sottolineare, Davide, quello che è il tuo progetto di Italico, da cosa nasce, perché nasce e come ci si può avvicinare per far parte di questa mega famiglia. Sì, Italico, come abbiamo già detto diverse volte, è un gusto di gelato, però è stato creato questo gusto per avere un pretesto per portare avanti questo messaggio di unità, di fratellanza, di unione e collaborazione tra tutte le associazioni della nostra società in genere. Quindi associazione tra colleghi, tra professionisti di vari settori, quindi è una cosa trasversale che unisce a tutti i livelli tutti i vari strati della società, tutti completamente. E il concetto di confrontarsi, di collaborare, di confrontarsi, di promozione dei prodotti nostri locali, regionali e territoriali, e quindi di portare all'estero questo brand magnifico per far conoscere il meglio del Made in Italy, veicolandolo oltretutto senza fini di lucro, aumentando la nostra immagine all'estero, e poi a cascata chiaramente i benefici arriveranno per tutti. E ricordiamo anche le pagine di Facebook, no? Se vogliamo. Pagina se... Italico, sì. Possono segnalare eventualmente i loro prodotti, se avete dei prodotti a cui tenete di eccellenza, che magari non sono tanto conosciuti e volete che siano portati a conoscenza di anche all'estero, comunicatecelo, che cercheremo di studiare qualche ricetta interessante, cercheremo di proporli nella maniera più intrigante possibile. Oh, fantastico. Allora, in chiusura, se non ci sono altre cose che ci vuoi raccontare, con qualche altro progettino estivo, se non ci vuoi anticipare, una cosa veloce che a casa possono fare, ce l'hai in mente? E allora facciamo una granita di fragola, semplice. Una granita di fragola, andiamo con le fragole, ok, vai. Tra l'altro, la bellezza lì di Nivarata è stata fare la granita come si faceva tantissimi anni fa con il ghiaccio. Quindi questa granita la possiamo fare tutti a casa, ok. Quindi, a mano completamente, che ha una struttura buonissima, perché è come quella che facevano gli antichi romani una volta con la neve. Ok, sì. E allora, semplice, frulliamo delle fragole, quelle che vi piacciono di più. Ma se vogliamo adesso, per esempio, che ci sono anche le more di stagione, possiamo utilizzarle, sì, uguali, possiamo farlo il procedimento. Anche con le more, certo. Ok, certo, dico, no, certo. Per avere, facciamo finta che a casa i nostri amici hanno altri prodotti freschi, possono utilizzarli, quindi anche le more, che vanno tantissimo, che io adoro. E allora teniamo in considerazione le more di Gelsi. Okay. Innanzitutto bisogna pulirle accuratamente e soprattutto togliere il picciolo, perché ha un sapore troppo erbaceo, quindi frullandole senza togliere quello darebbe un sapore piuttosto sgradevole, quindi quella è la prima cosa, la prima operazione da fare, quindi magari un po' seccante, perché a uno con la forbicina andare a togliere sto picciolo è un po' seccante, però vi assicuro che si sarà ricompensati successivamente dal gusto. E allora si puliscono tutte queste more di Gelsi e si mettono leggermente a sciacquare per togliere un pochettino di polvere e di impurità, e dopodiché si frullano. Allora io consiglio, con le more di Gelsi, per non avere un gusto troppo accentuato, di fare una proporzione metà e metà, e quindi fare metà more, succo di more di Gelsi, e metà acqua, quindi facciamo un mezzo litro e mezzo litro. Ok. Come zucchero andiamo a mettere un 200 grammi di zucchero, non di più. Sì. Lo misceliamo all'acqua, al mezzo litro di acqua, cerchiamo di scioglierlo, anzi addirittura se si mette nell'acqua tiepida e si fa leggermente riscaldare per solubilizzarlo meglio, si ottiene un risultato migliore. Poi si miscela il tutto e si mette in un recipiente nel freezer. Ogni mezz'ora si va a controllare. Si gira, si raschia. Deve girare, sì. Esatto, un pochettino, bisogna avere questa un po' di pazienza.
E si semplicemente si prepara questa granita o sorbetto, diciamo, perché è anche un sorbetto perché non contiene derivati del latte, quindi. Fantastico. Vi assicuro che il risultato è ottimo, garantito. Anche per chi ancora non è nella fase che deve acquisire la linea giusta, quindi no, va bene. Ma è frutta, alla fine c'è un minimo di zucchero, sì, non è neanche può. Eccessivo. Assolutamente. Quindi lo potete tranquillamente consumare senza sensi di colpa, ecco. Ricordiamo i tuoi punti vendita, allora, Davide, a Reggio Calabria. Sì, allora siamo in via Colombo, piazza Indipendenza, oppure corso Vittorio Emanuele 7, che poi è immediatamente di fronte. Ok, quindi possono venire aperti, penso, adesso tutti i giorni, no? Per tutta l'estate. Sì, ti do l'ultima esclusiva, vai, ancora non l'ho a nessuno, non l'ho neanche pubblicato su Facebook. Da oggi nasce ufficialmente da Cesare, sì, un nuovo gusto che si chiama Sole dello Stretto. Che devo venire a provare più tardi, ok? Uniamo anche le due sponde, Sicilia e Calabria, con gli ingredienti. Mamma mia, c'è e qui anche una... che gusti ci sono, quali sono? Cosa allora, c'è? Una base di pistacchio. Io ti sto già odiando. È vincente. Ok. Variegata da un miele della Sila con dei fichi dottati calabresi, sì, e dei mandarini ciaciulli, poi ci sono dei siciliani, poi ci sono granella di mandorle di Avola, sesamo, pinoli, nocciole, e quindi un'esplosione di gusto, perché abbiamo il croccante, abbiamo il dolce del miele, il profumo dei fichi, cioè è una cosa da assaggiare. No, stai semplicemente dicendo, Antonella, devi fare questo sforzo, vieni ad assaggiare il gelato, quindi capisco, non è quindi, che... Italico spacca, ma unisce, e uniamo anche le due sponde con Sole dello Stretto. Sole dello Stretto, quindi ricordiamo Italico, ma adesso anche assaggiamo Sole dello Stretto. Mi odierà chi va in competizione con i messinesi, ma va, dobbiamo superare anche questo discorso. Superiamo tutte queste barriere. Davide, io ti ringrazio per la nostra chiacchierata, ci sei mancata, ti mando un mega abbraccio e ci vediamo sicuramente devo dire Antonella che mi siete mancati tantissimo, ormai è diventata questa una consuetudine, quindi bene. Non avervi sentito domenica scorsa è stato un grosso sacrificio. Ok, io ti auguro una buona domenica, Davide. Buona domenica a tutti, ciao, buona domenica, ciao.